Orti sociali a Tre Basiliche, una realtà perlomeno da copiare, gestiti dall'associazione Amici per l'Africa, una varietà infinita di verdure che sono anche non nostre ovviamente, perché la maggior parte degli orti solidali è affidato a questa comunità. Impianto di irrigazione, tanto di fiori, in fondo l'aiuola di fiori, le casette che usano per alloggiare gli attrezzi di ogni utente, costruite con i bancali che una ditta di Piombino ci ha regalato. 9 casette, alcune sono queste, alcune sono là, un bel prato vicino al canale, al Draganziolo, siamo in via Manetti a Tre Basiliche, la Nadia sta cogliendo le verdure dell'orto e questo è il gazebo per un ritrovo che gli Amici dell'Africa hanno realizzato per trovarsi un po' insieme, con tanto di panchine, siamo nella zona industriale di Tre Basiliche, a sud, queste sono le ultime casette, e in fondo c'è un percorso che si esce dall'altra parte della zona industriale in via, non ricordo più, una volta disegna via Pasturea verso il Busatto. Ecco, queste sono le coltivazioni che noi siamo abituati a vedere, alcune sì, queste sono nostre ovviamente, ma altre, questi baobab dell'orto, sappiamo di chi sono e che frutti saranno, bisognerebbe trovare gli addetti ai lavori. Bene, questo è tutto, c'è l'acqua, c'è la fontana normale, ma poi c'è tutto l'impianto di irrigazione con un tanto di tubo dove tutti gli autoclavi pescano dal pozzo, e come si può vedere ogni 20 metri c'è un rubinetto dove ognuno può usare la sua acqua. Qui c'è un mini eco dove si mettono le cose che non servono più, ognuno al suo posto. Questo è tutto.